Signori, bentornati in un nuovo video su Minecraft. Un po' di tempo fa vi avevo fatto vedere un video di come si installa Optifine e come usare le shaders su Minecraft. Oggi vedremo un paio. Ho selezionato 4 tipi di shaders diverse da provare insieme a voi. Sono abbastanza leggere, così che tutti possano poterle utilizzare. Infatti oggi faremo una prova senza la scheda video dedicata, ma semplicemente con quella integrata del processore. Ce l'abbiamo anche scritto qua su Minecraft, che sto usando, integrata del processore. Bene signori, ora possiamo cominciare con il video. Come vi ho detto poco fa, ho riservato 4 tipi di shaders diverse, che sono queste qua. Abbiamo le Bliss di Chocapic, abbiamo le Complementary, che mi piacciono molto, le Sildurs e le Soft Voxel. Iniziamo mettendo le Bliss. Ed eccoci qua. Vediamo un po' come si presenta questa shaders. Direi abbastanza fluida. Ovviamente girerà meglio con la mod che abbiamo installato oggi, che vi ricordo potete installare con Sodium, il quale vi ho fatto vedere qualche settimana fa in questo video, che vi consiglio di andare a vedere. Semplicemente la mod di Iris Shaders, che è quella che sto utilizzando, la andate a mettere dentro il loader mode di Minecraft. Io ho un Minecraft diverso perché utilizzo MultiMC. Però, come vedete, se andiamo a cercare Iris, eccola qua, è inserita dentro la cartella mod. Comunque, cominciamo con le prime cose di questa shaders, ovvero i riflessi rispetto a il prato, che sono abbastanza carini. L'ombra è più o meno dettagliata, abbastanza leggera. Infatti fanno degli FPS molto alti, anche perché usiamo Iris Shaders, che dà un boost alle prestazioni. È praticamente un Optifine ottimizzata. Facciamo anche un game rule e disabilitiamo il giorno, così almeno rimaniamo sempre in questa atmosfera molto carina. Andiamo avanti e vediamo un po' come si presenta l'acqua, con questi bellissimi effetti di movimento. Sott'acqua vediamo in questo modo. Sinceramente non sono bellissimi questi effetti sott'acqua, non mi piacciono tantissimo, però per delle shaders base non sono male. Vi lascerò il sito in descrizione di Iris Shaders e di ognuna delle shaders che vi ho fatto vedere quest'oggi, che sono queste qua. Come ultimo test andiamo a vedere in caverna come si comporta. Abbiamo un'atmosfera abbastanza scura, sinceramente non mi dispiace. Vediamo con la torcia, secondo me ha un effetto bianco, un shaders che va abbastanza sul bianco rispetto ad altre, è una cosa che a me piace abbastanza. Per la seconda shader scambiamo bioma e la proveremo qui e andiamo a selezionare la complementary. Perfetto. Dopo aver ritoccato qualche piccola impostazione, avere messo abbastanza basse le cose, possiamo notare che questa shaders è un pochettino più pesante, sì, perché scendiamo un po' di FPS. Purtroppo, secondo me, era più carina quella di prima, aveva un effetto più naturale, questa è un po' più giallognola. Però sono molto carini gli effetti che manda sui blocchi, una specie di piccolo 3D che mischiato con delle texture pack possono venire fuori degli effetti molto carini in base al tipo di texture pack che andate a mettere insieme alla shader. Il cielo è abbastanza sobrio e simile a quello di prima, il sole è abbastanza imponente perché fa una luce abbastanza grande. Abbiamo anche qui la definizione delle ombre, non abbiamo l'effetto pallino del sole, che se lo riesco a vedere in un'altra shaders poi vi faccio capire che cos'è. Abbiamo anche ovviamente il riflesso, cioè l'ombra della skin e di qualsiasi tipo di mob che potete aggiungere e togliere. Vediamo come si comporta per l'acqua. Ha un'acqua leggermente meno dettagliata di quella di prima, però vediamo come si comporta sotto. Semplicemente sott'acqua vediamo abbastanza bene. Abbiamo l'illuminazione dei minerali, vero? Se andiamo sottoterra li avremo illuminati ed è una cosa molto bella che secondo me questa shaders propone. Anche il magma è illuminato e altri diversi tipi di blocchi come i glow squid, tutti i minerali come ho già detto, e ovviamente anche i licheni. I licheni secondo me sono la cosa più carina, soprattutto perché illumina praticamente il pallino bianco, che poi è un quadratino, ma sono dettagli. Ciò che amo di più di questa shaders è la customizzazione che potete andare a fare. Ad esempio io adesso la tengo su low, però potete andare a scegliere anche il profilo extreme, che è il più potente, ma in questo video andiamo a vedere shaders leggere, quindi io vi consiglio o la versione low o la versione medium. Già su vanilla RTX, lì non ne parliamo, su AIG già abbastanza potente, poi ultra ed extreme sono la parte più difficile da reggere.
Come ultima cosa vi faccio ovviamente vedere l'effetto della torcia, che è un effetto sì, leggermente giallognolo, però abbastanza luminoso, quindi sono abbastanza luminose anche senza torcia, però come vedete i minerali fanno una bella luce. Li mettiamo anche a confronto, vediamo, abbiamo il ferro, redstone, oro, diamante, lapis e anche smeraldo. Secondo me sono molto molto carini, fanno anche riflesso sulle rotaie. Andiamo con la terza shaders, la Sildur's Extreme. Io vi lascio comunque qua nei siti la versione light, però preferisco utilizzare la versione extreme perché sono tutte abbastanza leggere e in verità non cambierà molto. Vi consiglio di utilizzare la light se siete veramente messi male, se no la medium o la high sono abbastanza carine. Così vedete anche la versione pesante com'è. Resettiamo le impostazioni e andiamo a vedere. Vedete che è una shader particolarmente leggera, andiamo oltre i 200 fps, è molto luminosa, parecchio luminosa. L'erba non mi piace tantissimo perché è un po' troppo satura, però abbiamo come sempre le ombre di qualsiasi oggetto, dell'erba, dei fiori, degli animali, di qualsiasi entità. Abbiamo i riflessi dell'acqua buoni, effetti acqua sono abbastanza carini, abbiamo anche il sole. Sott'acqua sott'acqua si vede abbastanza bene la parte sopra, secondo me è una roba carina perché potete vedere anche sopra com'è. Non si vede proprio bene il fondo. Mentre a me piace andare tipo sotto gli alberi, spettatore, e fare questi tipo di effetti di luce. Sono molto strani, però carini. Sottoterra abbiamo i licheni che illuminano. Qui abbiamo una luce un po' più gialla rispetto alle altre tipologie di shaders. Come vedete è anche più scura come shader. Direi che la torcia ha un effetto veramente molto giallo. Andiamo a vedere se i minerali in questo caso effetto luce pure no, ma credo di no. Infatti, però peccato. Così è un po' come si presenta la shaders in superficie. Fine video ovviamente vi darò il mio parere personale sulla migliore che abbiamo visto oggi. Infatti adesso andiamo con l'ultima, che sono le soft voxel. Abbiamo il profilo default, c'è cioè performance e quality. Io metterei performance perché queste sono leggermente più pesanti, hanno un motion blur abbastanza non troppo invasivo, però credo che lo andremo a togliere perché mi dà fastidio. Sempre se si può togliere, eccolo qua. Molto meglio. Le ombre sono un pochettino particolari, però sono abbastanza in stile vecchio Minecraft, sembra quasi. Cioè, c'è una specie di fog. Sono, oddio, in bianco e nero? Che cavolo sta succedendo? Ah, credo siano in versione specie di ray tracing, perché hanno un effetto di luce che, se guardate così, si modifica. Vedete velocemente? La torcia non illumina, però sì, ha un effetto di ray tracing, si nota. Andiamo a vedere come si comporta con gli effetti dell'acqua. Dunque, qui abbiamo gli effetti base, che poi potete modificare come volete. Le nuvole sono molto molto belle, però questa qua di shaders ve la consiglio solamente se pensate di tenerla su versione performance, perché vedete che è parecchio pesante, eh? Vediamo se su quality riusciamo a reggerla. Ovviamente su una 3090 la legge benissimo, ma qui su una scheda di Intel non tanto. Infatti, come vedete, addirittura con la versione quality non arriviamo ai 60 fps. Andiamo a vedere sott'acqua. Un blu, un azzurro molto acceso. Addirittura non si vede niente sott'acqua. Sì, anche io che penso le torce sott'acqua sono un genio. È una shader, siamo diciamo abbastanza cupa. Per chi piace Minecraft da giocare di notte. Infatti andiamo a vedere se mettiamo un time set night. Beh, devo dire che il cielo non mi dispiace, anzi mi pare molto molto carino con questi effetti di rosso arancione, poi lì una specie di rosaccio, poi viola e infine blu. Ed è sì una shaders bianco e nero notturna. E ovviamente con non si possono mettere le torce sugli alberi, giusto? Questo non me lo ricordavo. Hanno un effetto particolare di notte che può piacere e non. Io sinceramente preferisco le altre, tipo
complementari, che di notte sono molto più carine, hanno anche loro le stelle, le altre cose, però sono un pochettino meglio secondo me. Ho fatto la prova dei minerali, ma anche questa shaders non li illumina purtroppo. Andiamo a vedere per notte e giorno quale secondo me è la shaders migliore. Per il giorno secondo me è questa. Secondo me la Chocapic, la Bliss Chocapic per il giorno è una delle più carine. Ma potreste anche cambiarla con la Silithurs se volete, che è un po' più sempre sembra quasi sempre sera. Ve le faccio vedere anche quest'altra, ma secondo me non è così bella di giorno. Anzi, secondo me questa è la più particolare, perché ha una specie di ray tracing, cambiano le luci, deve piacere. Mentre abbiamo anche complementari, senza aprire app a caso, che di giorno secondo me non è proprio il massimo, è troppo luminosa. Quindi vi consiglio di scegliere tra le Sildurs, che sono queste, e le Bliss Chocapic, che sono queste qua. Proviamo le Sildurs, sinceramente di notte non ve le consiglio, quindi sinceramente rimarrei sulle altre due. Detto questo, piccolo recap: per il giorno utilizzate Sildurs e Chocapic, per la notte Complementary e Chocapic. Secondo me sono le migliori. Detto questo, io vi lascio. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine anche oggi e ci vediamo presto con un nuovo video. Se volete consigliarmi qualcosa nei commenti, fatelo pure, tanto io leggo sempre i vostri commenti e infatti questo video è stato fatto a richiesta di un paio di utenti che mi hanno richiesto di fare un video su delle shaders leggere che possono girare un po' dappertutto. Ragazzi, a presto, ciao!